Pace e bene a tutti, benvenuti anche oggi 27 gennaio. Oggi ricordiamo Sant'Angela Merici, ascoltiamo la sua storia. Angela Merici nacque il 21 marzo del 1474 a Desenzano sul Garda. Il padre, Giovanni, amava leggere ai figli e alla moglie libri di devozione, probabilmente la Leggenda Aurea. Da queste letture conobbe e prese come punti di riferimento due sante, Santa Caterina d'Alessandria e Sant'Orsola. Verso i 15 anni perse la sorella e i genitori, pertanto si trasferì dallo zio materno a Salò. Cambiò la sua vita, perdendo l'aria di contadinella e acquisendo quella naturalezza nell'agire che le permetterà di stare alla pari delle altre ragazze della nobiltà. Di queste non approvava la rilassatezza dei costumi e probabilmente in questo periodo divenne terziaria francescana. A 20 anni le muore lo zio e torna a Desenzano nella cascina di Grezze, impegnandosi nelle opere di misericordia spirituali e corporali e vivendo la sua spiritualità evangelica. Durante il riposo dei lavori nei campi, Angela ebbe una prima visione celestiale, una scala celeste che apriva il cielo e dalla quale salivano e scendevano angeli e vergini cantando. In questa visione c'era anche la sorella, che le avrebbe preannunciato che sarebbe stata la fondatrice di una compagnia di vergini. Nella seconda visione, simile alla prima, una voce misteriosa affermava che la compagnia sarebbe dovuta sorgere a Brescia prima che morisse. Come terziaria francescana, veniva ospitata nelle case per portare conforto e assistere a chi ne aveva necessità. Giunta a Brescia, si guadagnava da vivere con il proprio lavoro di cucito e di filatura e con i servizi domestici. Qui aveva la possibilità di frequentare le chiese e accostarsi ai sacramenti. Intanto intorno a lei si riunivano molte donne e giovinette. In questo periodo intraprese diversi pellegrinaggi, tra cui quello in Terra Santa. Prima di salpare da Venezia, i suoi occhi si ammalarono e perse la vista. Suor Angela, come si faceva chiamare, indossando l'abito francescano, visitò la Terra Santa in una situazione disagevole e conobbe quei luoghi con gli occhi dell'anima. Riacquisterà la vista, infatti, solo nel viaggio di ritorno. Ormai conosciuta ovunque, cercava di sfuggire a quanti le chiedevano una sua presenza negli ospedali e negli orfanotrofi. Fuggiva anche da Papa Clemente VII, che voleva trattenerla a Roma. Si allontanò il prima possibile. A questo punto della sua vita, l'obiettivo era la realizzazione di quanto chiesto nella visione celeste. Nel 1532, Angela chiedeva alla Santa Sede di essere esonerata dalla sepoltura in una chiesa francescana, come tutte le terziarie, scegliendo quella di Sant'Afra Martire. Non era un rinnegamento al terzo ordine francescano, ma la consapevolezza che le donne terziarie potevano subire le pressioni dei parenti a maritarsi. A Suor Angela occorreva una compagnia, le cui donne si impegnavano a vivere integralmente il Vangelo e a servire il prossimo in particolari opere di carità. Nel 1533 finalmente Angela, a quasi 60 anni, costituì la compagnia delle Dimesse di Sant'Orsola. Si dicevano dimesse perché non vestivano l'abito delle monache e di Sant'Orsola perché non vivevano tra le mura di un convento, ma nel mondo, restando fedeli a Cristo, proprio come la giovane principessa della Britannia, uccisa dai pagani insieme alle numerose compagne e il cui culto era molto vivo anche a Brescia. Angela continuava a vivere una vita di penitenza. Dormiva su una stuoia, avendo come cuscino un pezzo di legno. La sua fama di santità cresceva
e a lei si rivolgevano per consigli e spiegazioni teologiche sacerdoti, teologi e predicatori. Il 25 novembre del 1535 Angela scrive la regola della Compagnia delle Dimesse di Sant'Orsola, che venne approvata l'anno successivo dal vicario generale del Vescovo di Verona. Nel 1544 Papa Paolo III approvava la regola, facendo diventare la Compagnia un istituto di diritto pontificio. Angela muore il 27 gennaio del 1540. Il suo corpo rimase esposto per 30 giorni nella chiesa di Sant'Afra. Presso il suo sepolcro ci furono molti miracoli, tanto che molti accorsero per chiedere grazie. Fu canonizzata da Papa Pio VII nel 1807. Sant'Angela ha avuto questa grande capacità di trasformare un po' la vita di fede delle donne, aggiungendo qualcosa che abbiamo visto essere un'opportunità di vita da non consacrate, ma nel mondo, da lavoratrici. Fu una pioniera in questo. Ma quello che voglio sottolineare oggi è proprio questa esperienza che lei ha avuto in Terra Santa. Ovviamente era difficile vivere un pellegrinaggio così importante che portasse in una terra lontana nell'epoca in cui lei visse. Figuriamoci per una donna. Lei intraprende questo viaggio, ma proprio nel mentre rimane cieca. È una sventura enorme, perché come poter vivere i luoghi che lei voleva vedere da tantissimo tempo, i luoghi visti da Gesù, e arrivare lì e non poterne godere fino alla fine? Ebbene, con una fede molto molto grande, lei ha detto: non riuscite a capire che questa cecità è stata mandata proprio per il bene della mia anima? A volte noi pensiamo di ricevere dal Signore delle piccole fregature o delle grandi fregature, perché proprio quando abbiamo l'opportunità di vivere un sogno, come poteva essere questo pellegrinaggio, c'è un impedimento che ci fa sentire sfortunati, ci fa sentire poveri. Chiamiamo anche noi a nostra protezione Sant'Angela, che ha avuto questa grande fede di cogliere questa opportunità. Lei non ha sprecato il viaggio, l'ha vissuto profondamente, forse con gli occhi della fede più che con gli occhi del corpo, e è tornata fortificata, tant'è che la vista le è tornata miracolosamente proprio in ritorno da questo viaggio. Chiediamo questa intercessione quindi a Sant'Angela Merici, proprio quella di vivere un po' più con gli occhi della fede che con gli occhi del corpo, con gli occhi dello spirito, per gustare in profondità la nostra esperienza di vita proprio in quei momenti in cui ci sentiamo un pochino da meno e forse non benedetti dal Signore. Invochiamo questa grazia e preghiamo. Sant'Angela, prega per noi.